7 novembre 1867 nasce Madame Marie Curie. Nata Maria Sklodowska, visse i suoi primi anni a Varsavia, allora sotto il dominio russo. Le donne non potevano frequentare l'università, ma suo padre, fisico, volle darle ugualmente una formazione scientifica. Quando riuscì a trasferirsi a Parigi, si laureò in matematica e divenne una delle prime donne scienziato, la prima ad ottenere una cattedra alla Sorbonne. Dopo la scoperta di due elementi radioattivi, il radio ed il polonio, fu la prima donna a vincere un premio Nobel e l'unica ad essere premiata in due diverse discipline, fisica nel 1903, chimica nel 1911. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, Madame Curie non esitò a uscire dal suo laboratorio di ricerca per andare di persona negli ospedali a portare le nuove apparecchiature ed insegnare ad usarle. Con le radiografie si potevano vedere i proiettili nei corpi dei feriti ed operare in condizioni meno rischiose, salvando molte vite. In seguito ai tanti anni di lavoro a contatto con le sostanze radioattive, si ammalò e morì. Era il 1934. Sua figlia Irène, che aveva seguito le sue orme, l'anno dopo sarebbe stata insignita anche lei con il Nobel per la chimica.